Nella prima parte abbiamo esposto molto sinteticamente ciò che riguarda il potere a livello mondiale. Abbiamo visto che il culto esoterico dell'occhio di Horus è riuscito a perdurare nei secoli prendendo il via e vita nei popoli mesopotamici, ha poi attraversato l'antico Egitto e l'impero romano per sfociare e dilagare nelle attuali organizzazioni sovranazionali. Questo è stato possibile passandosi lo scettro del potere da confraternita a confraternita. Queste ultime si sono poi diramate nelle società occulte quali il Bilderberg o il Comitato dei 300, capitanate dalla Compagnia di Gesù. Questa è stata la prima strada possibile che abbiamo già analizzato. Nel seguire questa logica del passaggio del potere andiamo a ricostruire la formazione degli Stati Uniti d'America attuali. Ritorniamo ancora indietro nella storia, fino al XVII secolo. Attraverso la fondazione della Virginia Company, nel 1606 su ordine di Giacomo I Stuart, teniamo bene in mente questa famiglia, la casata reale inglese è riuscita ad espandere il proprio potere nel nuovo continente. Questa compagnia aveva il compito di gestire ed organizzare le nuove colonie americane ed una volta portato a termine lo scopo per la quale era stata destinata, venne sciolta. Da una parte c'è il passaggio del potere attraverso il filone delle confraternite, ma dall'altra troviamo la discendenza di sangue, che in alcuni casi si intersecano. È molto importante risalire alle dinastie che si sono succedute, cambiando addirittura nome nel corso dei secoli, che hanno portato l'attuale stato di divisione dell'America. Da una parte c'era la Virginia Company, organizzazione di facciata, e dall'altra c'erano e ci sono ancora le famiglie che hanno controllato sempre, senza mai smettere, la compagnia, prima ancora della sua nascita. Il detentore attuale della corona inglese è la casata reale di Windsor. Grazie ai matrimoni che legavano i membri al potere, questa famiglia è una discendente della casata degli Hanover, Stuart e Stuart, ancora prima della casata Sassonia-Coburgo e Gotha, Hanover, Tudor, York, Lancaster, Plantageneti, Angioini, Wettin ed infine dei Wessex, con Alfredo il Grande suo fondatore, santo venerato dalla Chiesa Cattolica. Dopo una lunga ricerca della genealogia del capostipite Alfredo di Wessex, passando per i suoi antenati, Etelredo, Etelwulfo, Egberto, Ealmund del Kent, Eoffa ed Eoppa, arriviamo a Celtic del Wessex di origine tedesca, avvicinatosi all'ellenismo ed oppositore al semitismo, il nazismo, dove fonda le proprie radici. È difficile credere che tutto ciò sia frutto del caso. Sembra ci sia più un architetto occulto dietro le quinte. E questo non basta. Riteniamo molto importante ricostruire il collegamento tra Plantageneti e Danjò. Queste famiglie erano dirette discendenti dei Robertingi, dei Carolingi e della famiglia dei Merovingi, che come loro antenato può vantare Furimondo, il padrone occulto di Gerusalemme nel secondo secolo. Il potere reale è rimasto in mano alla stessa identica famiglia per innumerevoli secoli ed i loro eredi hanno governato e governano tuttora su gran parte delle potenze europee ed americane. Si sono serviti anche di accordi con il potere pontificio, come la Magna Carta Liberatum, oppure di organizzazioni di facciata come la Virginia Company, e sono così riuscite a tramandare un potere legato alla discendenza di sangue.